e la nuova giunta ad approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori ai plessi scolastici Kennedy, Fiorentino e Marconi, aderendo al piano triennale di edilizia scolastica della Regione Campania 2018-2020, avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale della Regione Campania numero 620 del 4 giugno 2018. Su indicazione della sindaca Cecilia Francese, dopo un lungo lavoro svolto dal dirigente dell'ufficio tecnico ingegnere Carmine Salerno, l'amministrazione ha fissato quale obiettivo prioritario la messa in sicurezza degli edifici scolastici, con l'intento di garantire serenità ad allievi e famiglie, oltre che per realizzare strutture adeguate alle più recenti evoluzioni della didattica e in linea con la scuola digitale. Abbiamo delineato con chiarezza un percorso importante per le strutture, per i dirigenti, per i ragazzi e le loro famiglie. L'obiettivo di questa amministrazione è di garantire un'alta qualità dell'edilizia scolastica per tutelare la salute dei giovani. Questi finanziamenti ci permetteranno di creare scuole funzionali e spazi idonei all'attività scolastica. Obiettivo di questa amministrazione è rifondare e ricreare quella particolare sensibilità verso il futuro dei nostri ragazzi, dichiara la sindaca Cecilia Francese.